siamo con Alessandro Smagna, responsabile marketing comunicazione di Man Truck & Bus Italia, e come abbiamo annunciato prima nella diretta su Instagram, siamo a una giornata importante, l'inaugurazione dell'ottavo Man Center dal 2016 ad oggi, vero Alessandro? È incredibile, in soli così pochi anni essere riusciti a realizzare così tante nuove strutture nostre di proprietà sul territorio nazionale. Non è solo un orgoglio, ma è anche, direi, il modo migliore di dimostrare come il brand tedesco Mann, casa madre, credono nel mercato italiano. Quindi un grande atto di fiducia da parte della dirigenza di Monaco, che vede nel nostro mercato un grandissimo potenziale e che crede nelle nostre capacità e che ci dà la possibilità di crescere, soprattutto per offrire un servizio migliore ai nostri clienti. Ecco, una scelta, quella di Torino, non casuale, no? È una scelta molto precisa, per quale motivo? Ma è un terreno ovviamente dove non eravamo presenti da diverso tempo in maniera diretta, è un'area strategica fondamentale e qui abbiamo aziende importanti non solo nel settore del trasporto pesante, ma anche nel settore del trasporto e della mobilità persone. Penso solo alle aziende di trasporto pubblico del comune di Torino. E questo per noi diventa un tassello fondamentale anche nell'andare a offrire un ulteriore servizio a tutto quello che è l'asse di trasporto che proviene da e va verso la Francia. Quindi è un potenziamento studiato e che andrà sicuramente a ulteriormente arricchire il livello di soddisfazione dei nostri clienti. Ecco, oggi è il giorno dedicato alla stampa, da domani il Man Center apre al pubblico e oggi a noi della stampa avete dato un annuncio incredibile, i risultati, le performance di Man in Italia. Non per niente avete detto Man is back. Man is back, assolutamente sì. Sappiamo che abbiamo sofferto in alcuni casi anche più di altri costruttori. Covid e guerra in Ucraina hanno sicuramente rappresentato un ostacolo per tutti i brand, ma siamo stati forse l'unico costretto a interrompere la produzione a febbraio del 2022 allo scoppio della guerra in Ucraina, perché purtroppo alcune nostre aziende produttrici di cablaggi erano proprio posizionate in quel territorio. Dopo lo sgomento iniziale, sicuramente tutte le attività che abbiamo messo in campo per mettere in sicurezza i nostri dipendenti in Ucraina, abbiamo dovuto gestire una crisi mai vista prima nel nostro settore. Non era tanto il concetto del non avere dei semiconduttori o qualche componente in ritardo, non eravamo più in grado di mettere i cablaggi nei nostri mezzi, quindi è stato un periodo molto difficile. Abbiamo avuto una grande capacità di reazione, devo ringraziare tutta la nostra rete presente sul territorio, la nostra forza vendita, i nostri ispettori tecnici che hanno cercato di spiegare ai clienti i ritardi che si accumulavano di giorno in giorno sulla nostra produzione e sulle nostre consegne, e devo dire che il mercato ha reagito in maniera molto positiva. Abbiamo percepito grande vicinanza e grande comprensione da parte del mercato nei nostri confronti. Adesso siamo tornati, abbiamo una produzione che si avvicina alle 400 unità al giorno. Abbiamo normalizzato quasi tutti i processi di approvvigionamento e appunto questo forza ulteriore di un ulteriore Man Center sul mercato italiano ci dà anche la possibilità di diventare sempre più capillari, sempre più vicini ai nostri clienti. Un anno record il 2023, pensiamo di chiuderlo con un fatturato superiore ai 500 milioni di euro, diventerà dal 2008 l'anno migliore di sempre per quanto riguarda Man in Italia, e siamo certi che saremo in grado di raccogliere quanto abbiamo fatto di buono su questo mercato in tutte le divisioni, perché avete visto una crescita assolutamente importante dai furgoni agli autobus, ai truck, all'usato, ai servizi che noi mettiamo a disposizione. Quindi sicuramente è un grande lavoro di tutto il team. Bene, allora in bocca al lupo e complimenti per questi dati e anche per Man. Stay tuned.